confidenzialmente con uno degli avvocati più stimati ed apprezzati d'Italia, l'avvocato Nino Marazzita. Sei molto gentile, grazie, buonasera a tutti. Diciamo il vero, uno studio legale fondato dal tuo papà e sì, poi portato avanti con grande passione fondato da te. Fondato da mio padre in Calabria, poi io sono stato in Calabria pochissimo tempo, poi ho deciso di non fare l'avvocato. E ho quindi fatto... non subito è scattato l'amore per questo lavoro. No, io sono venuto a Roma per fare il centro sperimentale di cinematografia e sono stato in un concorso in cui c'era Bertolucci, c'erano i migliori registi. Devo dire, io sono arrivato terzo, non me l'ha mai perdonato Bertolucci che è arrivato quinto. E poi ho cominciato a lavorare un pochino, se non che mio padre aveva un incarico istituzionale, era avvocato in Calabria, come dicevamo prima, e mi diceva vai, fammi questa causa, fai. E a un certo punto io andavo sempre in Calabria a fare delle cause, quindi qui facevo una specie di regista perché ero agli inizi. E poi, devo dire, mi hanno scelto i clienti, ecco, perché i clienti poi mi volevano, mi apprezzavano, devo dire, mi pagavano. Io forse non avevo un bisogno estremo, perché la mia famiglia era... Insomma, mi poteva mantenere ancora. E io però per una questione di dignità, dico perché io posso guadagnare, posso lavorare. Ho cominciato molto presto, avevo 22-23 anni. E quindi mi scelsero i clienti. Poi cominciai quasi per scherzo. Ma ebbi tanti processi e ho avuto la fortuna di avere i processi che hanno segnato un po' la storia d'Italia. A proposito, ecco, delle, casi molto per esempio, a proposito della violenza alle donne, io sono stato parte civile al Circeo, la strage del Circeo, quando ancora le donne, la donna violata era considerata, quel reato di violenza carnale, così si chiama più comunemente, era nel capitolo della violazione alla morale sessuale, quindi la donna non c'era, chi violentava una donna faceva una violazione alla morale sessuale. Da quel momento noi cominciammo, io e alcuni avvocati, Tina Lagostena Bassi, che adesso non c'è più ma mi piace ricordarla, cominciammo una battaglia che durò 10 anni. Dopo 10 anni il Parlamento mise il reato di violenza carnale nel reato contro la persona, la cosa più semplice. Devo dire, poi vabbè, Circeo, poi... Beh, anche il caso Pacciani, di Pasolini, Pacciani, sì, Paolo Pacciani è già grande. Dopo il Circeo mi pare che venne Pasolini, ma venne, ci fu un processo che fu, oggi non si ricorda, ma fu quasi più importante della vicenda di Pasolini. Marco Caruso, che era un bambino di 14 anni, quindi appena processabile, aveva 14 anni e 10 giorni, aveva ucciso il padre e il padre aveva sottoposto lui e la famiglia a tali soprusi che tutta l'Italia si ribollò. Si ribellò e Marco Caruso ebbe anche una protezione di Sandro Pertini, che era Presidente della Repubblica e che si commosse. Sandro Pertini era notoriamente una persona di grande umanità. Si commosse e devo dire, mi fece un po' disse qualcosa che poi mi turbò nel processo, in quanto disse... se Marazzita non riesce a farlo assolvere, io gli do la grazia. E questo irritò molti magistrati. E io però la spuntai. Insomma. Qual è il caso che più difficile che non ti ha fatto dormire la notte? Ma io devo dire, ho la capacità di dormire la notte perché mi stanco tanto. Devo dire, scusate l'ardire, ma ho la coscienza a posto e dormo. Quindi anche davanti alle vicende, che ti devo dire, di Pacciani, difendere Pacciani era difficile. Quando presi questa vicenda, Pacciano aveva 17 ergastoli, gli avvocati anziani del nord, del sud mi scrivevano ma non accettare, ma tu hai una carriera di vincitore, eccetera. Io credo che bisogna essere umili nella vita. Pacciani era un uomo esecrabile, voglio dirlo, Pacciani aveva violato una figlia, credo che non ci sia un comportamento più abietto di questo. Però Pacciano era importante, questo lo capirono i francesi, di questa vicenda si parlò più in Francia che non in Italia, perché si violava un principio di condannare qualcuno per la biografia che aveva. Quindi per il passato? Si chiama delitto d'autore. La Repubblica di Weimar, che poi introdusse il nazismo,
condannava per il principio del delitto d'autore. Vuol dire questo: quando succedeva un fatto che scuoteva l'opinione pubblica, tipo il mostro di Firenze, il cosiddetto mostro di Firenze, non si cercava il colpevole, si cercava un colpevole che avesse le caratteristiche, che aveva ucciso, che aveva... Ecco, allora i francesi, che sono molto sensibili, anche noi abbiamo una tradizione giuridica di grandissimo rilievo, di grandissima importanza storica. Adesso siamo liberi perché, per la verità, non abbiamo governo, abbiamo un governo formale. Siamo terra di nessuno attualmente. Non abbiamo il Papa. No, ma stiamo bene, io mi sento sì, benissimo. Vero. Ecco, a proposito di dormire la notte, io dormo meglio vero. Adesso. Allora, in genere, ritornando a Pacciani, mi dicono qual è stato il momento più difficile di questa difesa. Oh, voglio dire, guardate che i mass media spesso non raccontano la verità. Pacciani è morto innocente. Pacciani non era il mostro di Firenze. Tutto quello che si è letto è il frutto mediatico di un gruppo di giornalisti e di pseudoscrittori che hanno voluto scrivere libri su questo. Che uomo ti sei trovato di fronte? Mi sono trovato un contadino rozzo, violento, e che con me però era un agnellino. No, mi dicono tutti, ti stavo dicendo... qual è stato il momento processuale più difficile? No, i momenti processuali difficili non ce li ho avuti, l'ho avuto dopo. Io vidi Pacciani 3 volte in carcere, Pacciani era esecrabile, ma era furbo, era un contadino che capiva a volo tutto. Quindi non avevo bisogno di grandi parole per stabilire una strategia processuale. E siccome in primo grado Pacciani andò in corte d'assise, fu beffeggiato, poi io dissi: guardi, purché lei si stia tranquillo in carcere, il processo lo devo fare io, non lo deve fare lei, lei stia buona, eccetera. E poi la cosa ebbe successo. Il momento difficile. Io avevo promesso a Pacciani che se fosse stato assolto sarei andato a casa sua a bere un bicchiere di vino con lui. E lo feci, perché poi le promesse bisogna mantenerle, insomma, con chiunque. Vado a casa di Pacciani. Pacciani viveva in una specie di grotta, era una casetta di tufo fatta da lui, costruita da lui, con le mani sue. Quindi mi sembrava l'orco, quello che mi ricordavo da bambino. Quello delle favole. E lui, la casa era una casa fatta di tufo, anche il pavimento, e lui aprì una specie di armadio, era tutta cucina, camera da letto, era tutto locale. E c'erano dei bicchieri sporchissimi, non ti dico la bottiglia. Lui prende questi 2 bicchieri e mette il vino. Io per la verità non ce l'ho fatto a bere, l'ho distratto un pochino e poi ho buttato tanto nel tufo il vino o l'acqua. Assorbe. Non si vede. Ecco, il momento più difficile che ho attraversato nella vicenda di Pacciani è stato quello. Mentre per quanto riguarda il caso Pasolini... Pasolini era un personaggio... Perché ancora oggi ci sono 1000 punti interrogativi. Pasolini, di cui oggi avremmo molto bisogno per cercare di capire qualcosa della politica italiana, di quello che ci aspetta. Vero. Pasolini era un uomo non amato dalla destra, non amato dalla sinistra, non amato dai comunisti, era stato espulso dal Partito Comunista, non era amato dai fascisti. Un mese prima della sua morte... un gruppo di giovani fascisti aveva cercato di buttarlo da Ponte Garibaldi, per esempio. Quindi i possibili mandanti potevano essere da tutte le parti. Io ho cercato di arrivare a partire dagli esecutori e ci sono arrivato vicino. Insomma, io avevo capito subito che ovviamente c'entrava Pino Pelosi, che c'entravano i fratelli Borsellino. E poi l'ultimo mi è sfuggito, vive in una chiave criminale ancora, e spero ancora di mettergli le mani addosso, perché nella vita non bisogna mai, ve lo dico con umiltà, perché io non mi sento mai, mi sento sempre al livello di tutta l'umanità, soprattutto di quella che soffre, di quella che è la migliore umanità. Nella vita non bisogna mai rinunciare alla verità. Noi viviamo in un paese dove la verità è stata negata. Io ho fatto la vicenda Moro. La vicenda Moro è stato raccontato al paese una storia e un film che non esiste. È diversa la vicenda di Aldo Moro.
Io ho cercato di riaprire il caso, ma lì è il caso di dire, è un luogo comune, il muro di gomma è impenetrabile. Il filosofo... Che cosa ti ha portato a capire che non era tutto vero quello che veniva raccontato? Intanto poi c'era l'intuito, io ho fatto il processo Moro 1, 2, 3, 4, mi ricordo quando sono arrivato al settimo, più o meno al settimo processo, io capivo che c'erano molte cose che non quadravano. Ad esempio una? Per esempio non si è saputo neppure oggi, noi sappiamo quante persone spararono a Via Fani, non abbiamo individuato il tedesco che ha sparato. Non abbiamo individuato la persona del KGP che si iscrisse ad una lezione di Moro e poi sparì. E poi abbiamo scoperto chi era, ma quando lui era fuori. Quella famosa valigetta? La valigetta, anche... la cosa stupefacente, un grande cantante, un cantante marchigiano, se mi aiutate, Jimmy Fontana, ha venduto... una mitraglietta Scorpion che è stata una delle armi usate nel sequestro di Moro, nell'uccisione della scorta. Cioè questo è un paese dei misteri. Dicevo, il filosofo Severino dice, quando a un paese si nega la verità sulla sua storia, è come se gli si negasse la libertà, tutto sommato. Processo Moro non era il mio istinto e il mio intuito. I servizi segreti francesi hanno mandato alla cosiddetta commissione Mitrokhin dei documenti in cui la vicenda Moro è raccontata, ma raccontata sostanzialmente, realmente, nella sua più cruda realtà, in un modo diverso. Bene, questi documenti non sono stati mai lavorati, come diciamo noi in gergo, cioè su quei documenti non si è fatta istruttoria. Si dice che Carlos, che ha avuto un ruolo importante, Carlos è un famoso terribile terrorista, lui era già stato arrestato, si trovava alla Santé a Parigi. I magistrati italiani, senza fare istruttoria, sono andati lì per domandargli, lei è uno dei terroristi che ha contribuito alla grande trama dell'uccisione di Moro. E questo qui disse che stava leggendo un libro interessante e che dalla cella non se la sentiva di scendere. Hanno sbagliato i magistrati, volutamente o perché non sono stati capaci, avrebbero dovuto interrogare, come avevo scritto io in una mia richiesta di riapertura del caso, avrebbero dovuto interrogare perlomeno 52 persone che io avevo indicato. Poi si andava lì e si poteva stringere nell'interrogatorio questa persona. Insomma è un paese che non è più all'altezza. Quindi anche questo caso resterà per sempre velato. Forse sapremo qualcosa negli anni, nel tempo, ma dubito. Uomini come Andreotti sanno molte cose, ma Andreotti non parlerà mai, si porterà con sé nella morte, morirà credo a 250 anni. Io infatti sono in gara con lui, devo morire dopo di lei. Lunga vita! Chi sono attualmente le persone che si rivolgono a te? Più donne, famiglie, imprenditori? Il reato di stalking è nato, credo, perché io ho contribuito insieme a tanti altri a parlarne in televisione. Io parlai 8 anni fa alla terza rete della RAI dicendo, noi siamo uno dei pochi, noi abbiamo... La cosa incredibile è che noi abbiamo una tradizione giuridica che gli altri paesi non hanno, però poi abbiamo un processo che non funziona, perché non garantisce l'imputato e soprattutto non garantisce le vittime. Dello stalking io parlai 8 anni fa dicendo guardate, ce l'hanno l'Inghilterra, la Francia, il Belgio, ce l'hanno tutti, perché non facciamo il reato di stalking? Quando una donna veniva molestata pesantemente, quando le donne sono molestate pesantemente, hanno dei riflessi di tipo psicologico, dei condizionamenti terrificanti, da cui non escono prima di tanti anni, poi qualcuno non esce mai. Io andavo nei commissariati, nelle stazioni dei carabinieri, dicevo, ma guardate, questo avvocato è un reato d'amore. L'amore nello stalking non c'entra niente. Vero. L'amore... Lo stalking è un reato di possesso, o sei mia o non sarai di nessuno. E quello non è amore, questo è desiderio di possesso. Io difendo molte persone per stalking e devo dire, ne ho fatte condannare tante. Ecco.
dicevi. Guarda, io nella mia vita ho avuto, forse professionalmente, ho avuto più di quello che potevo avere. Tuttora sono richiesto da tutte le parti, non, per fortuna ho uno studio organizzato. Ti vediamo ogni giorno, quasi ogni giorno. Sì, ma io quando vado, che ne so, da Maravenia mi diverto, capisci? Vado lì perché almeno vedo belle donne e... Vabbè, e poi non, si parla anche di casi importanti, sì. No? Sì, soprattutto in questi ultimi tempi. Diciamolo, lo dico a te che sei una mia cara amica, sono delle trasmissioni un po' superficiali, perché poi insomma parliamo 3 minuti di Avetrana, 3 minuti della povera signora che è sparita, 3 minuti di tutto, non si dice niente. Però l'ambiente è bello. Facevo una differenza tra questo ambiente e l'altro, lo dicevo alle due bellissime ragazze che mi hanno introdotto. A proposito, sai che sono diventato timido? Ma non mi dire! Sono sceso da lì che ero un po' intimidito. Un personaggio da copertina come te. Una di là. Ti vediamo sempre in bella compagnia. Secondo me è l'età. Dicevo, la differenza. Qui si vede una comunicazione affettuosa che c'è tra tutti, no? In Rai si baciano tutti, si abbracciano, si baciano. Appena girano le spalle, quella iena, quella stro... Cioè... No, diciamo che noi abbiamo voluto creare un ambiente molto sano. Un ambiente delizioso. Per quanto possiamo poi riuscire. No, io sono venuto qui, siamo un gruppo di amici. A parte la timidezza iniziale, perché ho visto queste due belle... Poi ampiamente superata. Poi ho visto te che appena ci siamo visti, siamo abbracciati perché ci conosciamo da tanto tempo, quindi avevo un po' perso la testa, la pressione è andata. Adesso sto benissimo, adesso vi assicuro che sto benissimo. Il gossip, dai, perché tu veramente sei un personaggio da copertina, giornale, radio, televisione. Allora, io pensavo di essere un avvocato, e che gli avvocati non vanno sui giornali rosa. Invece feci un viaggio con una nota attrice, mi trovavo a Milano a fare un processo, era in pieno agosto. Questa persona mi disse, vorrei vedere la Grecia. La faccio vedere, io la conosco bene. E andai in Grecia. Poi finì lì. Questa storia cosiddetta d'amore. Quando ritornai a Roma, dico, se non mi hanno fotografato in Grecia, se non interessa a nessuno questa storia, e quindi la vedevo, se no che andai, allora avevo una barca, andai con una barca e vidi stranamente che in un mare qui vicino Roma, dove in genere non c'è nessuno, c'erano un sacco di pescatori. Dico, oggi proprio i pesci evidentemente il mare, erano purtroppo erano tutti fotografi, e io vidi il telegiornale che diceva, beh, il primo gossip dell'estate, Nino Marazzita, noto avvocato, non so che cosa, con l'attrice, diceva un nome e cognome. La cosa tragica era che c'era la tolda della nave, io all'impiedi senza vestiti e questa ragazza in ginocchio davanti a me. Devo dire, intendiamoci che io vi parlo di 2 secoli fa, di prima delle guerre puniche, poi ho avuto una vita normale, con figli, con moglie, insomma, ecco. Ed altre copertine, no, un giornale mi ha sposato con Caterina Vertova, che è un'attrice di teatro. Sì. Io e Caterina ci siamo visti, abbiamo fatto qualche weekend insieme, un'amica carissima. E ci fu un imprenditore importantissimo che mi invitò una volta all'inaugurazione di un hotel in Marocco, e mi disse, Romiti, e mi disse alla fine della telefonata, dice, Nino, poi per favore porta tua moglie, perché io sono un ammiratore di tua moglie. Dico, ma che è un ammiratore di mia moglie? Allora l'ho richiamato, dico, grazie, dice, so che sei gentile, sempre generoso, ci metti l'aereo a disposizione, eccetera, eccetera. E dico, voi vengo con mia moglie? Sì, dice, ma io l'adoro. Ma perché l'adori? No, poi a un certo punto dico, ma perché l'adori? Dice, perché è una grande attrice. Non era mia moglie, era Caterina Vertola. Io telefonai a Caterina, dico, Caterina, dobbiamo ritornare ad essere marito e moglie per andare in Marocco. Andai in Marocco, Romiti credo che ancora oggi si è convinto che io sia sposato con la terribile. Io adesso devo fare entrare, avvocato, il nostro fotografo di scena Valerio Facini. Chissà se questa foto farà copertina. Vediamo.
Valerio, immortaliamo questo momento. Buonasera, Valerio. E intanto l'avvocato resti con noi, perché naturalmente poi ti chiederemo anche della musica e quant'altro. Chiedetemi di tutto, basta che non mi chiedete di cose giuridiche. La tua canzone del cuore, grazie. La mia canzone del cuore, te la canticchio. Se sta con me, non me la sa. E quando ci ricapita? Sono un po' stonato. Continueremo a cantare per tutta la sera intanto.